Benvenuti da Oberdan alla terza puntata di Classic Drive Art, il programma di cultura trasversale sul web, un nuovo modo di fare TV sui social. In questa puntata la filiera del food, del vino di qualità e soprattutto tanti ospiti interessanti. Ecco, non vi dico nulla perché, li conosceremo appunto tra pochi secondi. E intanto, sigla! Benvenuti Catarina e Simone a Classic Drive Art. Ciao, ciao. Ciao ragazzi, allora io sono felicissimo di avere Catarina e Simone in trasmissione perché? Perché Catarina rappresenta Omina Romana, un'azienda sita appunto nel territorio del Lazio, un'azienda vinicola importante che tra l'altro è a Velletri. Quindi loro hanno scelto una filosofia particolare per la loro azienda. Catarina, chi meglio di te può parlarcene? L'azienda è un'azienda familiare, conduzione familiare, la mia famiglia. Noi abbiamo, io dico, scoperto il terreno in 2007. Poi abbiamo iniziato a fare delle indagini proprio per capire il terreno e dove ci troviamo, perché per noi la nostra visione era sempre fare vini di altissima qualità. Quindi abbiamo trovato questa azienda che era già un'azienda vitivinicola, abbiamo poi fatto con una bella squadra, addirittura la nostra agronoma e ancora la nostra agronoma che ha gestito all'epoca tutte queste indagini insieme con le università anche di Geisenheim della Germania. E abbiamo scoperto che questo territorio è un territorio vocatissimo per la viticoltura. Io so che i vostri vini hanno delle linee, dei nomi particolari, no? Dei nomi romani, perché ovviamente si intuisce il motivo, però vorrei che me lo spiegassi meglio tu. Qua in questi vigni, già 2000 anni fa, gli Etruschi, poi i Romani, hanno coltivato la vigna, le vigne e hanno fatto il vino. E così hanno esportato il vino in tutta l'Europa. E così abbiamo anche cercato, anche con il nome Omina Romana, che comunque sono due parole latine, Omina da omen, il buon presagio, Omina plurale. E così facciamo un po' il ponte tra il passato e il È futuro. una cosa interessantissima, una cosa sicuramente che attiene alla storia di tutti noi e voi fate benissimo ad avere queste iniziative e a continuarla nel senso più culturale, storico. Ma volevo dirti, appunto, abbiamo parlato di vino, ho citato il vino, ecco, Viognier. Noi per questa filiera enogastronomica della puntata abbiamo scelto il Viognier. Che vino è il Viognier Arsmania 2018? Vi faccio intanto far vedere la bottiglia, spero L'etichetta, che si veda bene. sì. E qua devo anche dire, andiamo di nuovo al nostro terreno, perché qua si vede la Fenice. La Fenice è il nostro logo. Tu adesso, ma perché questi hanno scelto la Fenice? La Fenice abbiamo scelto per due ragioni. Prima ragione, perché siamo terreno vulcanico e sappiamo tutti che la Fenice sorge dalle ceneri. E Certo. poi il secondo motivo, che come ti avevo detto prima, che noi vogliamo portare o far rinascere questa tradizione di viticoltura antica romana anche adesso, nel futuro, e per quello la Fenice rinasce come anche la viticoltura di questo territorio. Io vorrei chiedere a Simone, chi meglio di lui, enologo dell'azienda, enologo di Omina Romana, perché questo vino e perché quest'annata del vino? Perché la 2018 avete scelto? Allora, innanzitutto il Viognier per noi è un progetto molto importante perché fa capire veramente il nostro lavoro, soprattutto sulla linea bianca, in quanto l'estremo lavoro che c'è stato, come diceva Caterina, sull'impianto delle vigne, quindi l'estrema zonazione, scegliere ogni clone per ogni territorio, quindi abbiamo questa veramente questa capillarità di differenziazione.
al 2018, perché io penso che al momento, se ne parlavo con Caterina, sia l'annata che esprime al massimo questa varietà, in quanto abbiamo una forte presenza di aromi molto freschi e fruttati che esprimono il territorio, ma un forte lavoro anche sull'affinamento. Quindi c'è il connubio tra la freschezza e veramente la struttura e l'eleganza. Per noi la 2018 è una grande annata. Vionier come nasce? Ecco, questa è una domanda che potrei... Noi abbiamo appunto scelto questa varietà perché in Italia o anche nella zona avere un vigneto di questa potenza, questa struttura è difficile da trovare. È un vitigno che può esprimere al massimo una parte fresca e fruttata, ma se riesce a trovare il giusto connubio nel territorio e nel clima, riesce veramente ad esprimere la sua peculiarità, che sono delle sensazioni di frutti come la pesca, l'albicocca. E è un vitigno veramente interessante, difficile, perché è difficile da coltivare, sia per la tipologia della varietà, ma anche perché, come ripeto, questa difficoltà di trovare un giusto microclima. Molto bene, grazie Caterina, grazie Simone per essere stati a Classic Dry Out e per aver spiegato al nostro pubblico, che sicuramente si interesserà a questo gusto, no? Che avete spiegato anche così in maniera, ecco, tecnica, ma non solo, ecco, proprio per far arrivare a tutti quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità, no? E le proprietà di questo vino. A presto, ci vedremo in azienda, e un caro saluto. Ciao. Benvenuto Heinz a Classic Dry Art. È un piacere essere con voi, grazie dell'invito, e è sempre un piacere vederti oggi anche registrandoci. Grazie, il piacere è tutto nostro. Allora Heinz, tu volevamo sapere quale dei tuoi piatti gustosissimi hai scelto in abbinamento al Viognier Ars Magna 2018 di Omina Romana. Io ho pensato di abbinare a questo vino un antipasto che abbiamo fatto qualche anno fa, e assaggiando il 18 sono anche molto convinto che ho scelto il piatto giusto. È una composizione di crostacei e peperoni. In questo piatto usiamo i peperoni non solo infornati, usiamo anche peperoni crudi e anche peperoni passato al barbecue. Le tre preparazioni lavorano insieme, quello crudo e quello fatto al forno. Usiamo come tatini invece quello che abbiamo cotto sul barbecue, riduciamo a purea con un po' di pomodorini che arrivano da Ischia, perché ha una dolcezza molto elevata e una sapidità interessante, e ha un profumo molto molto ricco. Con questa purea leghiamo i peperoni tagliato a dattini, aggiungiamo anche un po' di cetriolo a dadini e dei capri tritati e foglia di capro a listerelle. L'abbinamento del vino l'ho fatto perché abbiamo questa leggera acidità, perché comunque il vino è un 2018, però il fatto che l'uva è una uva importante e il lavoro passaggio in botte ci garantisce anche questo invecchiamento e anche quel degrado dell'acidità molto più lento, e a questo punto l'acidità va benissimo con il cetriolo e il pomodoro. Sì. Abbiamo quella morbidezza meravigliosa dovuta all'invecchiamento nella botte, e per questa morbidezza abbiamo il peperone crudo, perché è molto più erbaceo, la cipolla
in campione e il capo, e che sta equilibrando benissimo la morbidezza, a fare un bel contrappunto alla morbidezza. Abbiamo una meravigliosa sapidità e perciò abbiamo il crostaceo. Il crostaceo, che è un po' dolce, un po' aromatico, va benissimo con questa sapidità. Nel piatto uso anche un po' di buccia di lime. E adesso, assaggiando il 2018, a parte che ha un po' di sentore, un po' di ananas e anche un po' di sentore di agrumi, e perciò sono contento che abbiamo usato nel piatto la buccia di lime. Inoltre c'è una leggera nota di pepe dolce, pepe di Sichuan o di Java, questi pepe, note di pepe dolce. Sicuramente un abbinamento riuscito, e a questo punto mi resta solo augurarvi di venire da me, assaggiare quel meraviglioso piatto abbinato al Ars Magno Viognier 2018. Heinz, grazie, assolutamente sì. Ti ringraziamo per questa descrizione così importante, così precisa che hai operato per noi. Ovviamente c'è ancora un piccolo trucco sul piatto, è la croccantezza della cialda di riso che mettiamo sopra, in quale cialda nei buchi mettiamo poi una serie di erbe aromatiche che ci aiutano a apprezzare ancora a meglio questo vino fatto con così tanta cura. Grazie Heinz per essere stato con noi a Classic Drive Art. È stato un vero piacere, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano, un abbraccio a te e a presto. Ricambio completamente con grande trasporto. Ciao Heinz. Ciao ciao. Ciao. Benvenuta Petra, Classic Drive Art. Ciao, grazie mille. Grazie a te per essere con noi, siamo contentissimi. Allora Petra, io partirei subito con una definizione che mi ha colpito molto, data da uno, forse dal tuo primo maestro, adesso poi mi direi tu, ma insomma tu sei stata definita l'Anna Magnani della danza, perché non danzi ma reciti con il tuo corpo. Raccontaci. Questo è il complimento più bello che io abbia mai ricevuto. Primo a averlo detto è stato mio maestro storico, maestro Jarko Prebil, che purtroppo adesso non c'è più, ma è stata la prima persona che ha creduto in me, è stato il mio mentore e colui che mi ha indirizzato verso questa bellissima carriera. Quindi tu esprimi le emozioni dal primo all'ultimo movimento, tu sei appunto la teatralità della danza. Detto questo però, Petra, il personaggio di Giselle, so che insomma il personaggio Giselle ti è molto caro. E raccontaci questo, perché poi c'è anche un'importante eredità. Giselle in realtà è il ruolo che io ho ballato di più e che forse sento più mio, ed è anche il ruolo con il quale ho debuttato alla Scala a 21 anni, proprio perché in quella prima recita alla Scala, ecco, segnò il mio destino. E mi ricordo c'è stato questo giornale che pubblicò una sconosciuta étoile, sì, alla Scala. Ecco, questo grazie a Giselle. E questa è una cosa bellissima, tra l'altro emoziona, ma emoziona anche la Ida. Sì. Cosa ci dici al riguardo? La Ida mi ricorda subito l'Arena di Verona, dove io sono spesso ospite come prima ballerina, ed è una sensazione bellissima già solo pensare alla Ida, proprio perché ballare davanti al pubblico dell'Arena
È una cosa spettacolare. Poi Naida, durante il trionfo con quella musica suonata dal vivo, è talmente emozionante, è proprio indescrivibile. Sei ambasciatrice della danza italiana nel mondo. È un titolo che ha un peso forte. Esatto, per me è un onore, ma anche una grandissima responsabilità, perché porto il nome della danza italiana nel mondo, soprattutto adesso che vivo in America, sono diventata anche americana. Comunque ho questa eredità, è un peso bellissimo, ma che ovviamente devo sempre ricordarmi di avere, perché ogni volta che mi esibisco in scena sono Petra Conti italiana. Ho questa mia storia, ho questa eredità che devo comunque dimostrare. Ecco, l'esperienza con Bolle. Io mi ricordo di aver letto che tu a 16 anni in televisione hai avuto, no, il primo incontro ufficiale, diciamo, sì, no, in una trasmissione della Carrà. Raccontaci brevemente. Sì, la Raffaella Carrà è stato praticamente il mio sogno, che era quello di ballare con Bolle. Lei aveva questo programma che si chiamava Sogni e io facevo la nuvoletta, quindi la sorta di velina per il programma, e praticamente mi chiese in diretta di ballare, improvvisare su una musica, e quella era praticamente la mia audizione. E la settimana dopo mi invitò nel suo studio e mi disse: guarda Petra, io ti mando a San Pietroburgo per ballare con Roberto Bolle. ecco, ed è lì che praticamente è iniziata una nuova vita per me, perché quello fu l'inizio di tutto. È stato un sogno realizzato prestissimo, ma poi fu anche ecco, premonitore, perché esattamente dieci anni dopo io poi ho iniziato a ballare di nuovo con Roberto Bolle, ma in qualità di principal dancer, quindi di prima ballerina. Nel privato, com'è vivere con un ballerino? è unico. Io sono sposata con Eris Neja, che anche lui ha avuto la stessa carriera mia, nel senso che è stato addirittura promosso primo ballerino sul palco del Bolshoi esattamente 5 secondi dopo di me, perché siamo stati promossi la sera stessa insieme. 5 secondi, attenzione, contati, bellissimo. Devo dire che io non riuscirei ad avere nessun altro accanto, perché c'è bisogno di questa complicità, c'è bisogno di capirsi, e c'è anche bisogno di tanto contatto fisico, di una bella relazione con i partner con i quali balli. E io penso che una persona normale sarebbe anche gelosa o non capirebbe. Bene, Petra, sei stata gentilissima a dedicarci questo tempo. Grazie per essere grazie stata con noi. Grazie a te, un fortissimo grazie in bocca al lupo da parte mia, personalmente. Grazie. A presto e complimenti, ciao. Petra. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao Petra. Benvenuta Margherita a Classic Drive Art. Bentrovati. Bentrovata a te. Allora Margherita, il tuo libro su Avicii, un personaggio molto particolare che purtroppo adesso non c'è più, il titolo del libro di Romid Edizioni è Team Partitura a due voci. Ma dici di più, tu come hai incontrato questo personaggio? Perché hai deciso di scrivere questo libro dopo tanti altri libri che hai scritto di un diverso genere? È stato un incontro effettivamente casuale o fatale, e io il giorno 20 aprile del 2018 ho letto appunto su un quotidiano online la notizia della morte di questo Avicii, che io confesso non avevo mai sentito nominare. Però questa notizia, non so perché, e la fotografia che l'accompagnava mi hanno colpita, e così nei giorni seguenti sono stata sempre più interessata, incuriosita e coinvolta. Anche a livello emotivo. Perché? Da intanto ho conosciuto la sua musica, che ignoravo e che ho apprezzato moltissimo. E poi ho letto notizie sulla sua storia e mi ha colpita, perché è una storia emblematica di una persona, un'anima veramente profonda e con delle doti, non solo artistiche, ma anche umane, veramente notevoli,
che ha avuto la fortuna di diventare famosissimo, ricchissimo, osannato in tutto il mondo, ma anche la disgrazia di non essere capito, non essere conosciuto per quello che realmente era e di essere sfruttato senza pietà. Cosa ti ha colpito di questi testi? Beh, mi sono serviti intanto per conoscere lui, perché lui che nella vita, diciamo, di ogni giorno era in qualche modo costretto a recitare una parte. Nei testi delle canzoni, specialmente in alcuni, confessava se stesso, le sue paure. E senti, e quindi una trilogia su di lui. L'ultimo libro, quello che è appena uscito, ancora una volta lui è al centro, però è narrato alternativamente da due voci, una delle quali è quella di uno dei, li definiremmo i cattivi, no? Di quelli che hanno contribuito, diciamo, alla sua rovina, alla sua distruzione, se vogliamo. Bene, Margherita, tu insomma hai realizzato questi tre volumi, hai partorito questi tre volumi. Il filo conduttore è, ripeto, un personaggio importante nel settore musicale. Io stesso apprezzo le sue canzoni e apprezzo te che hai colto l'occasione così fortuita per approfondire, no? Una storia triste, però sicuramente ricca anche di molti significati culturali, perché la musica è sempre cultura, anche se, diciamo, contemporanea, diciamo così. Certo. Ecco. Apprezziamo moltissimo questo intervento in trasmissione, ti ringraziamo. Ecco. Grazie a voi. Per essere stata qui, ricordiamo Team Partitura a due voci, Robin Edizioni. Grazie mille ancora e benvenuta ancora da noi. A presto e in bocca al lupo. Ciao. 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 Benvenuto Mauro a Classic Drive Art. Sono io contento e sono orgoglioso di essere qui con te. Io sono felicissimo perché da motociclista a motociclista, insomma, molto contento di averti io qui. Senti Mauro, tu hai scritto un romanzo storico, sei un autore, sei appassionato di motori, il romanzo si intitola La scalata, quattro valichi alpini. Io vorrei sapere un po' da te la storia dei protagonisti, dei due protagonisti. Allora, il nome del romanzo è tratto da come veniva chiamata una corsa che si è svolta per una decina di competizioni dal 1927 al 1954. Il romanzo prende spunto proprio da questa competizione. Si svolge proprio a cavallo tra il 1920 e il 1954, quando due ragazzi, no, che di un paese della Val Camonica che si chiama Edolo, crescono insieme e fanno le stesse esperienze, e tra di loro c'è un certo amore, odio, o più che odio, diciamo competizione. Uno che è di estrazione diversa dall'altro. Questi due ragazzi, scusa se ti interrompo, hanno due caratteri, oltre a due estrazioni, come si diceva all'epoca, sociali differenti, no? Hanno anche due caratteri differenti. Sì, uno ricorda le tribolazioni e soprattutto i patimenti che ha avuto durante il periodo in cui era Martinit a Milano, mentre l'altro è il figlio del sindaco, però dentro di sé c'è un problema. La mamma non è una mamma presente, è sempre una mamma piuttosto assente. E la passione per le moto come nasce? Che poi è praticamente quello, no, che è la storia dei due personaggi durante la competizione motociclistica. Ma i due ragazzi sono attratti tutti e due dalle moto. Tu sei anche un illustratore, perché le illustrazioni del tuo romanzo storico le hai disegnate tu. Disegni sempre un topolino nelle tue illustrazioni. Perché il topolino è la mia firma. Il topolino rappresenta una parte di me stesso, un po' di ironia, perché
l'ironia nella vita ci vuole sempre. Lo metti nel punto giusto, non sempre in uno stesso punto, no? E no, quindi... no, dove capita e dove penso che in quel momento lì starebbe bene. Lui, la sua presenza c'è, ma deve essere discreta. Questo romanzo è per tutti coloro che sono appassionati di motori e anche di aerei, perché no? E soprattutto per chi è appassionato di storia. Sì, il libro è pieno di storia. E praticamente passa i 20 anni del fascismo e la storia è molto presente in tutto il libro. Bene, Mauro. Allora, grazie per essere stato a Classic Drive Art. Io ti ringrazio. È stato un vero piacere, un onore. Tutto mio. Tutto mio, grazie. Spero di averti di nuovo in trasmissione. Mauro, grazie per essere stato con noi ancora. A presto e buon tutto. Ciao. 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 Siamo giunti al termine di questa puntata. Ahimè, io colgo l'occasione per ringraziare i tecnici, i collaboratori e soprattutto voi, meraviglioso pubblico. Alla prossima puntata. Ciao.